Buongiorno a tutti e buon martedì. Come vedete, mi sto dedicando al portico perché dopo aver cucinato per chi sta fuori casa e aver accompagnato mio figlio Marco alla fermata del Cotral, torno a casa e spazzo prima il portico fuori, dove teniamo la legna, e poi questo dentro, dove quasi tutto il giorno stiamo su questo portico. Infatti adesso mi sto dedicando alla zona divano, quindi do una spolverata al tavolino e poi una sistemata al divano. Una volta finito la zona divano, passo al tavolo dove noi pranziamo e ceniamo. Quindi anche qui do una pulita e aspiro sotto il tavolo. Infatti, ecco, quando non lavo, lascio le sedie a terra, le sposto, aspiro e poi le rimetto a posto. Oggi non lo lavo perché le avevo lavato il giorno prima, quindi è rimasto pulito e lo laverò poi domani, il giorno dopo. Una volta fatto il tavolo, do una spolverata all'altro mobile e poi inizio ad aspirare.
Una volta finito tutto, vado a spruzzare questo prodotto della Coccolatevi, Orchidea e Neroli. C'è anche la versione gialla, mi sembra vaniglia, sì, la vaniglia dovrebbe essere, però non mi piace molto perché il profumo non persiste molto, mentre questo, diciamo, dura qualche ora. Quindi lo spruzzo sul divano e sulle due tende. E ora qui vi faccio vedere il portico finito, il nostro tavolino con gli oggettini della Thun, la nostra bella lanterna, i cuscini e poi tutta la visuale del portico. E ora passiamo alla camera di mia figlia grande. È una camera che non ci dorme sempre perché lei ha la camera su con la sorella. Ci dorme soprattutto d'estate oppure quando vuole stare un po' per conto suo perché studiando studia magari anche la sera. Quindi si mette in questa stanza dove c'è questo letto che è una piazza e mezza, quindi pure bello comodo. E niente, questa è la sua stanza che lei si è appunto arredata, diciamo una stanza così accroccata perché ecco non è proprio una cameretta. Quindi adesso io rifaccio il letto, di solito se lo fa sempre lei, però dato che oggi aveva un esame all'università, la camera io l'ho sistemata io. E ora do una spolverata alla zona scrivania dove tiene il computer e le penne. E ora vado a dare una spolverata anche a questo mobiletto, anche se l'aveva fatto ieri mia figlia, quindi anch'io do una spolverata così veloce, perché la polvere purtroppo, stando in campagna, non so come, ma ci si accumula. E ora vado a dare anche una botta ai vetri perché il giorno prima aveva piovuto, quindi si erano un po' sporcati.
e alla fine vado ad aspirare. Non lavo perché era stato lavato il giorno prima. Quindi aspiro e la camera è fatta. E anche qui sul letto di mia figlia spruzzo un po' di questo prodotto della Coccolatevi, così quando torna avrà la camera profumata. E qui dietro questa tenda c'è un mobile della sala da pranzo, vedete, dove ci sono tazzine, piattini, oggettini che ho dovuto nascondere con questa tenda, perché purtroppo in una cameretta ovviamente ci stava male, quindi ho cercato di nasconderlo in qualche modo e niente, ecco, purtroppo non avendo spazio l'ho dovuto lasciare qua. Però diciamo non si vede tanto così, giusto entrando c'è il pezzo, ecco questo della scrivania, c'è questo pezzo qui che si vede, però mia figlia ha detto no, non ti preoccupare, lo lasciamo così, ecco, basta che non si vede proprio tutto. E anche questo armadio non era di questa camera, diciamo questo era un armadio che avevamo, quindi l'abbiamo messo lì. E diciamo la stanza è un po' così, però va bene, mia figlia poi se l'ha arredata, abbiamo fatto delle mensoline e ha messo delle scritte e delle cosine carine, quindi alla fine è venuta una bella cameretta. E ora passiamo alla zona studio, dove io tengo tutti i stenditoi e l'asse da siro. Quindi qui sto cercando di chiudere uno stenditoio per toglierne uno e ho messo appunto due lenzuola su quest'altro. Ovviamente anche qui do una spolverata, dato che avevo lavato il giorno prima, perché quando lavo questa stanza devo togliere tutti i stenditoi, devo togliere l'asse da stiro, e allora oggi invece, ecco, qui vi sto spiegando appunto quello che vado a fare, che non tolgo niente perché do una spolverata e stenditoi li sposto in modo da aspirare e poi rimetterli al loro posto.
e qui sto finendo di aspirare, anche perché questa stanza, diciamo, si mantiene pulita, perché in prevalenza ci vado io per stendere i panni, per stirare, e mio marito quando si mette al computer. I ragazzi qui, devo dire la verità, ci studiano poco e niente. E qui vi faccio vedere una volta finito. La finestra l'ho lasciata aperta un 4 ore buone, anche perché ci sono i panni, quindi spesso apro la finestra. E qui tutti i panni, sia quelli che si devono asciugare e sia quelli da stirare. Ora sono andata su per rifare il letto di camera mia, quindi la finestra l'avevo lasciata aperta già da 3-4 ore, quindi si è rinfrescata bene, e vado a rifare il letto velocemente, anche perché le lenzuola le avevo cambiate 3 giorni prima. Di solito io le cambio una volta a settimana e d'estate 2 volte. E quindi niente, rifaccio il letto, metto i cuscini ed è fatto. Una volta fatto il letto, vado a dare una spolverata veloce ai comodini. Dopodiché do una spolverata anche al comò. Io uso sempre lo spruzzino, questo multiuso, quindi ecco, su una pezzetta di cotone e spolvero, mi trovo bene così. E ora, sempre con lo spruzzino, do una passata veloce agli specchi e alle 2 ante dell'armadio. E alla fine anche qui aspiro e non ci lavo perché avevo lavato il giorno prima, quindi io di solito lavo 2 volte a settimana le camere. E niente, aspiro e anche questa camera è fatta. Thank you.
ora torno giù, torno in cucina perché devo lavare tutta la roba della colazione, quindi tutte le tazze, i bicchieri, tutto ciò che ho trovato anche magari in giro, un bicchiere nello studio o uno o due sul portico, e quindi inizio a lavare. Volevo salutarvi perché, come avete visto, dopo la ripresa che ho fatto, che stavo pulendo la cucina, ho dovuto mangiare velocemente perché dovevo portare mia sorella a fare una visita. Quindi ho preparato il pranzo velocemente, ho pranzato e ho portato mia sorella a fare una visita. Poi sono tornata un po' tardino e non ho ripreso più niente, perché poi ho dovuto preparare la cena e niente, insomma, ecco. Quindi volevo salutarvi ora, come vedete sono le ore 23, io ho una faccia proprio da sonno perché sono stanchissima, alle 9 io sono morta, quindi ora me ne vado a dormire, non prendo neanche la camomilla perché non ne ho bisogno e niente, ci vediamo al prossimo video,
Buonanotte a tutti. Ciao.